Pensa a una persona e ascolta bene il messaggio degli oracoli, tarocchi interattivi. In questo video andremo a capire qual è la connessione che c'è con questa persona. Tu pensi a una persona, crei quindi una connessione con questa persona e andiamo a vedere qual è il messaggio, quello che può essere il legame tra te e questa persona, cosa può essere accaduto. Quali sono le condizioni che possono aver generato, diciamo, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo? Perché ricordiamoci che gli oracoli vanno a interpretare, diciamo, in questo caso, a creare proprio una sorta di canalizzazione. Il canalizzatore sei tu perché crei un contatto con questa persona, quindi è fondamentale che il pensiero di questa persona sia un pensiero forte, deciso, e che tu abbia il desiderio di sapere, ovviamente a livello simbolico, ma che tu poi riuscirai magicamente a interpretare qual è la connessione profonda con questa persona, se ci sono dei punti di contatto. Se da un punto di vista sentimentale affettivo, ad esempio, se la relazione può continuare, se invece sarà una relazione destinata a interrompersi, destinata a finire in un tempo breve, perché poi diciamo che tutto è destinato a finire, diciamo la verità, non ci sono cose che non finiscono mai. Viviamo in un mondo impermanente, ma finire vuol dire che si trasformano, diventano qualcos'altro. Quindi andiamo a vedere un attimino cosa succederà. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, e su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page. Tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ovviamente seguimi anche su tutti i miei canali YouTube, che sono 6 in totale. Bene, bene, ma veniamo al tema. Veniamo al tema. Pensa a una persona e ascolta bene il messaggio delle sibille. Quello che devi fare è pensare a una persona intensamente. E poi scegliere il numero 1 o il numero 2 o il numero 3. Quindi pensa a questa persona, puoi anche stoppare il video volendo, e poi riparti e scegli il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Molto importante la connessione che si crea. Perché ho scelto il numero 1, vediamo gli oracoli, non le sibille, gli oracoli dei registri akashici. Ho detto sibille per errore, ma in realtà sono oracoli dei registri akashici. Vediamo il primo mazzetto, cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora, beh, questa persona ti produrrà una sfida, dovrai fare una sfida, sarà una sfida anche rischiosa, ma d'altra parte only the brave. È una persona che comunque merita la sfida, anche perché è una persona con la quale potrai costruire un legame molto forte. Gli oracoli dicono che addirittura potrai mettere su famiglia con questa persona. Ovviamente nulla è automatico, ma devi affrontare la sfida. E c'è il cuore, quindi questa è una relazione che diventerà sicuramente d'amore. Potrebbe essere anche un'amicizia molto intensa, un rapporto parentale molto intenso, ognuno può dare la sua interpretazione, però c'è il cuore. Perché hai scelto il numero 2? Vediamo perché hai scelto il numero 2, vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Tu pensa sempre alla persona e vediamo un po'. Beh, ci sarà una relazione tra alti e bassi, ciclica, come tutto nella vita, come tante cose nella vita. Ci sarà che devi cogliere la chiave di accesso a questa persona, perché se coglierai la chiave ci potrà essere una connessione, altrimenti no. È una persona che devi conoscere meglio. Per adesso non c'è ancora la giusta conoscenza, o ti mancano comunque dei tasselli. È una situazione paradossale, come è venuto già dall'inizio, quindi potrebbe essere alti e bassi, cose che vanno, cose che non vanno. Una relazione, diciamo, un po' ballerina. Perché ho scelto numero 3? Vediamo perché ho scelto numero 3. Quindi,
Pensa a una persona, vediamo perché ho scelto il numero 3 che ci viene fuori. Allora, beh, è un legame karmico, un legame profondo, basato su vite precedenti, vite passate. Qua viene proprio fuori, ci saranno degli eventi sincronici, delle sincronicità che ti faranno creare una connessione forte, decisa con questa persona. E ci sarà una connessione su tutti i tre piani, mentale, fisico e emotivo. E poi il rapporto potrà essere un po' equilibrato, ma va gestito al meglio, perché i rapporti equilibrati vanno sempre gestiti al meglio. Questo è quanto. E mi raccomando, dai la tua interpretazione simbolica, perché poi nei tarocchi interattivi, nelle sibille, negli oracoli, è importante, diciamo, trovare una spiegazione simbolica che sia adatta alla tua situazione. I tarocchi parlano per metafora, ovviamente, e attraverso una metafora tu potrai, la tua personale metafora, potrai dare la giusta interpretazione al tutto. E questo può essere un valido aiuto, diciamo, per superare momenti particolari, talvolta momenti difficili, insomma, comunque danno un aiuto molto importante. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale, ovviamente iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!